Battute conclusive al settimo congresso nazionale della Democrazia Cristiana. Alla tribuna degli oratori i maggiori esponenti delle varie tendenze. Pensiamo, ha affermato l'onorevole Andreotti, che il tipo di società che dobbiamo creare sia quello di una generale diffusione di un robusto e attivo ceto medio, come punto finale di una politica di intenso sviluppo. L'onorevole Tambroni ha detto che non si tratta di essere con qualcuno o contro qualcuno, ma di compiere una necessaria e fondamentale scelta di linea politica. Secondo l'onorevole Zaccagnini, l'area democratica si allarga solo attraverso una coraggiosa politica di progresso sociale. L'onorevole Fanfani ha concluso il suo discorso ricordando che il mondo sta attraversando una grande ora. Il congresso di Firenze sarà degno dell'eccezionale momento storico se darà idee ardite e conseguenti forze per fare della Democrazia Cristiana la rinnovatrice della nostra patria. A Roma, 50 fiammeggianti automobili appena uscite dalle catene di montaggio si accingono ad approntare migliaia di chilometri lungo le strade d'Italia. Ed eccole puntare tutte in gruppo verso Latina. Ma come dicevano i narratori dell'Ottocento, facciamo un passo avanti e portiamoci a Napoli. Una bianca nave appositamente attrezzata le attende. È giunto il momento di dire che non si tratta di una gara sportiva. Le macchine, terminato il lungo viaggio, saranno consegnate ai loro fortunati proprietari. Fortunati perché non le hanno pagate nemmeno una lira. Infatti le vetture costituiscono il ghiotto premio di un originale concorso su scala nazionale. La Sicilia, l'isola del sole, si è presa una vacanza. Finalmente un po' di pioggia. Ed eccoci a Taormina. Dopo tanti chilometri, per gli avventurati vincitori, nemmeno la noia del rodaggio. Si sono dati il convegno ad Amburgo i virtuosi della danza di tutti i continenti per disputarsi il titolo mondiale. Uno spettacolo di lieve grazia all'apparenza, in realtà un massacrante tour de force che durerà 3 ore. A paragone, una maratona olimpica diventa una riposante passeggiata. Ed ecco in piena azione i giovanissimi. Per diventare così bravi hanno dovuto trascurare gli studi, ma che importa? Sono passati i noiosi e retrogradi tempi nei quali il latino, la storia e la matematica servivano a qualcosa. Oggi l'avvenire dei musichieri. Ha vinto la squadra tedesca, ne siamo lieti. Ieri la Germania si imponeva al mondo col passo dell'oca, oggi col passo doppio. Per i tedeschi e per il mondo è molto più igienico. A Milano ha assegnata la Palma d'Oro, che intende premiare coloro che maggiormente si sono distinti per intelligenza e modernità di concetti nel delicato e difficile settore della pubblicità. Il presidente della giuria, Dacol, comunica che il premio Una vita per la pubblicità è stato assegnato al dottor Bruno Astorri per un trentennio di attività professionale dedicato al progresso dell'arte pubblicitaria. Un'altra medaglia d'oro al dottor Giorgio Trombetta Panigadi. La Palma d'Oro, il massimo all'oro, è stato vinto dalla società Necchi, che nella sua campagna pubblicitaria si è costantemente ispirata al criterio di costituire una leale e utile guida per il consumatore. Questi irrequieti animaletti sono bisoni. Gli allevamenti più importanti del prezioso mammifero si trovano nel Canada, tanto che i visoni costituiscono una delle voci principali dell'economia canadese. Per la verità, loro, i visoni, a questo onore rinuncerebbero volentieri, e schivi come sono da ogni forma di popolarità, ogni tanto cercano di svignarsela. Ma ahimè, il tentativo di salvare la pelle, anzi la pelliccia, è vano. Il cagnaccio non dà tregua. Forse i visoni ricorreranno all'ONU denunziando la proditoria aggressione, il che darà luogo a una mozione colma di nobili parole. Il visone aggredito con le nobili parole ci fa la birra, ma lui si vendica anche dopo morto, ponendo schiere di afflitti mariti di fronte a un duro dilemma: o rovinarsi comprando la pelliccia alla moglie, o ricorrere a un sistema poco cavalleresco ma economicissimo per farle il visone.